Occasione rara quella di trovare delle Graham LS5/9 usate in condizioni pari al nuovo e con la finitura più pregiata, quella in ebano. I migliori monitor mai ascoltati? Probabilmente sì, gli audiofili più smaliziati ed informati non se le lasceranno sfuggire. Sono costruite su licenza della BBC, prodotte e testate per rispettare le loro specifiche. Trovate in rete innumerevoli commenti positivi. Bella la recensione di Audio Activity scritta da Domenico Pizzamiglio, che scrive: hanno un valore pressoché assoluto per fedeltà timbrica, capacità di riproporre la dinamica e perché no anche per la scena che queste 5/9 restituiscono. Una scena che dipende in tutto da quanto è presente nella registrazione. Nella riproduzione del pianoforte raramente capita di percepire così fedelmente il suono di uno strumento abbastanza complesso. Anche nell'ascolto di alcuni concerti per pianoforte e orchestra incanta quel timbro immacolato, quella sensazione di quasi poter vedere gli strumenti. Molto naturale il risultato ottenuto con il vinile della Astré, con musiche per liuto di Bach suonate da Hopkinson Smith. I rumori di diteggiatura, le dita che scorrono sulle corde alla ricerca del giusto accordo, sono affascinanti e ben integrati in una restituzione che può essere definita come naturale. A tratti sembra di avere a che fare con delle elettrostatiche che però hanno un acuto più esteso e mai affaticante, peraltro modificabile spostando il cablaggio sulla morsettiera che si trova sul pannello frontale dopo essersi muniti di un saldatore. Infine mi piace segnalare che le 5/9 suonano bene anche a volume moderato d'ascolto condominiale notturno. Basta un minimo di potenza che arrivi ai morsetti e loro nascondono poco di quanto arriva, anche a volumi infimi come possono essere quelli notturni.